Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi ripercorriamo brevemente la storia dell'Africa. Poiché si tratta di un intero continente e non di un singolo stato, è stato sostanzialmente impossibile riassumere anche solo gli avvenimenti principali in una quindicina di minuti, e pertanto ho deciso di dividere il video in due parti, che avranno ciascuna una durata simile a quella dei precedenti video sulle singole nazioni, che vi invito a guardare qualora non l'abbiate già fatto. Inoltre, come per Cina ed India, è poco agevole e tantomeno utile effettuare delle macro periodizzazioni della storia africana, se non per una netta distinzione tra il periodo precoloniale e coloniale e quello postcoloniale, e quindi i due video assumeranno un carattere unitario. L'Africa viene generalmente considerata la culla dell'umanità. I più antichi reperti umani sono infatti stati ritrovati nell'Africa subsahariana. L'assenza di elementi di particolare rilievo nella parte del continente in cui furono eseguiti gli scavi spiega l'uniformità dalla fine del Paleolitico, quando il clima assai piovoso cancellò tutti i deserti del continente. La pietra levigata, la ceramica e l'allevamento del bestiame precedettero l'agricoltura sedentaria. Altri scavi hanno rivelato dei centri importanti all'inizio del Neolitico, in Kenya, in Uganda, nella Nubia, in Cirenaica e nel Sahara. Gruppi di africani, insieme ad altri provenienti dalla Palestina, si stabilirono lungo la valle del Nilo intorno al 5000 a.C. Il prosciugamento del Sahara, accentuatosi dopo il 3000 a.C., scacciò gli agricoltori, il cui spostamento si ripercosse sull'intero continente africano, ma in quel periodo il limo del Nilo aveva già dato all'Egitto una ricchezza senza pari. Accanto al prezioso limo, vi era una complessa rete idrica al servizio dell'agricoltura. L'organizzazione della produzione e dei lavori di canalizzazione richiedeva una forte autorità politica. Fu questo il ruolo del faraone, sovrano assoluto e proprietario di tutto il regno d'Egitto. Venerato come una divinità e simbolo vivente dell'armonia dell'universo. Con l'unificazione del Basso Egitto, ovvero la zona del Delta, e dell'Alto Egitto, la parte a sud, per mano del sovrano di Ieracompoli, Narmer, 5000 anni fa, iniziò la storia egizia vera e propria. Durante l'Antico Regno furono intraprese vittoriose spedizioni militari, ma intorno al 2350 a.C. il potere statale cominciò ad indebolirsi e molte città si resero indipendenti, dando vita al primo periodo intermedio. Col recupero dell'unità politica, alla fine del terzo millennio a.C., venne inaugurato il Medio Regno, al termine del quale, intorno al 1700 a.C., gli egizi vennero cacciati dagli Hyksos, popoli orientali spinti verso occidente da altri popoli. Il secondo periodo intermedio terminò nel 1550 a.C., circa, con la cacciata degli Hyksos, e il nuovo regno fu caratterizzato da una forte politica di espansione e da un'intensa attività intellettuale. Il faraone Amenofi IV, detto Akhenaton, che significa colui che è soddisfatto, impose il culto del dio unico Aton, ma dopo la sua morte, avvenuta nel 1347 a.C., la riforma religiosa venne abolita dai suoi immediati successori, fra i quali anche Tutankhamon. Nel 1284 a.C., la battaglia di Kadesh, fra Ramesse II e Muwatalli II, pose fine alla ormai lunga ostilità tra Egizi ed Ittiti e sancì la cessione dei primi ai secondi del controllo sull'area siriana. La storia dell'Antico Egitto vide circa un secolo dopo le invasioni dei popoli del mare, sul finire del IV secolo a.C. la conquista da parte di Alessandro Magno e ancora 300 anni a seguire l'inglobamento nei domini romani. Nell'814 a.C., sulla costa nordafricana, precisamente nel territorio dell'attuale Tunisia, i Fenici fondarono la città di Cartagine. Essa si espanse conquistando, oltre alle coste meridionali della Spagna, le isole più importanti del Mediterraneo centro-occidentale, come le Baleari, la Corsica, la Sardegna, la Sicilia occidentale e nell'Atlantico le Canarie e Madeira. La forma di stato vigente era la repubblica oligarchica, dominata dai gruppi sociali più ricchi, e le principali attività erano il commercio e la guerra marittimi, agevolati da una potente flotta. Quasi alla metà del III secolo a.C., i romani vennero in contatto con questo popolo, per via della conquista dell'Italia meridionale che stavano portando avanti, e più o meno in un centinaio d'anni, precisamente fino al 146 a.C., sconfissero i cartaginesi in tre guerre, chiamate puniche per l'appellativo Poeni
che i romani davano ai cartaginesi, non senza riportare sconfitte importanti, come quella di Cannae del 216 a.C. per mano di Annibale, e arrivando al termine dell'ultima a radere al suolo la capitale. Ad eccezione dell'Egitto, della zona libica dominata dai cartaginesi e dei regni berberi del Maghreb, quasi tutta l'Africa restò a lungo allo stadio culturale dell'età protostorica. Tra il IX secolo a.C. e il III secolo d.C. si sviluppò nella parte centro-meridionale del continente una civiltà locale simile a quella di Nok, scoperta in Nigeria, che conosceva il ferro e produceva opere d'arte. L'Africa nera riuscì a mettersi in contatto con quella settentrionale sia attraverso il Sahara, come testimoniano le vie dell'oro, dell'avorio e degli schiavi del Sudan, sia attraverso l'Alto Nilo e le steppe centrali. Gli unici centri che si mantennero fiorenti anche in seguito all'epoca dei maggiori contatti fra le due zone del continente furono quelli di Meroe in Nubia e di Aksum in Etiopia. Tutto quello che si sa dell'Africa relativamente al periodo anteriore al IX secolo è dovuto ai viaggiatori e geografi arabi. L'occupazione musulmana delle coste del Mar Rosso e dell'Oceano Indiano privò l'Abissinia, l'antico regno di Aksum, degli sbocchi marittimi, obbligandola nel VII secolo ad arroccarsi sugli altipiani etiopici. Qui nacque una chiesa monofisita, detta anche copta, che si rese indipendente da quella egiziana. Il sovrano assoluto era chiamato Negus Negesti, re dei re, ed esercitava la propria autorità dalla capitale Luxor. A partire dal VII secolo si crearono imperi sudanesi che accrebbero la loro potenza grazie al commercio dell'oro e degli schiavi con il mondo arabo. Mentre si sa poco della dinastia fondata nel bacino del lago Chad intorno all'anno 800 e caduta nell'undicesimo secolo, grazie alle relazioni di due letterati di Timbuktu si conosce molto bene la storia dell'impero Songhai di Gao. Nel VII secolo un capo berbero liberò il Songhai dalla dominazione dei Sorco e stabilì la propria capitale a Kuka, l'odierna Kukawa. Gruppi Sorco, che non si erano lasciati sottomettere, risalirono il fiume Niger e intorno al 690 fondarono Gao. Esattamente 200 anni dopo, i sovrani di Kuka se ne impadronirono e ne fecero la capitale del loro impero. Dopo aver perso alla fine del IX secolo la propria integrità politica, intorno all'anno 1000 il regno del Ghana la riconquistò, ristabilendo la propria autorità sui berberi dell'Od e del Tagant. Come i regni sudanesi, anche quello del Ghana raggiunse l'apogeo grazie al traffico dell'oro e degli schiavi, del Galam e del Bambuk con i musulmani. La sua definitiva rovina fu segnata dalla rivolta di Abdallah ibn Yasin, il marabutto che Yahya ibn Ibrahim Yusuf, capo dei Lamtuna, convertito all'Islam, aveva fatto rientrare da Kairouan. Dal 1076 l'impero ghanese si sgretolò in circoscrizioni militari locali e ciò favorì nel XIII secolo la fondazione dell'impero musulmano del Mali da parte dei Mandingo. Nel 1254 i Mamelucchi, guidati da Aybak Izz al-Din, rovesciarono in Egitto la dinastia degli Ayyubidi. Sei anni dopo il sultano Qutus respinse l'assalto dei conquistatori mongoli in Palestina, pertanto poté intraprendere l'opera di riunificazione del mondo arabo, falcidiato dalle guerre e dai saccheggi da parte dei tartari. I suoi successori, Baybars I, Calaun e Ashraf Salah al-Din Khalil, potenziarono l'esercito e soprattutto la marina dell'impero e in 30 anni sottomisero tutti i regni latino-cristiani ancora in vita, ultimo fra i quali San Giovanni d'Acri nel 1291. A questa preminenza politico-militare dei Mamelucchi non corrispose un'analoga preminenza economica, almeno fino a quando i mercanti italiani poterono sfruttare il porto di Layazzo. Preso anche questo nel 1375, le città del Cairo e di Alessandria divennero snodi cruciali dei commerci che coinvolgevano l'Europa, l'Asia e l'Africa. All'inizio del XV secolo, l'Egitto mamelucco diede i suoi primi segni di cedimento, a causa della difficile campagna militare condotta contro Tamerlano. Nel 1517 i turchi ottomani di Selim I spodestarono i mamelucchi dal dominio in Egitto. Grazie per essere arrivati alla fine del video, non perdetevi la seconda parte.